Sono circa 36 le famiglie che nel panico hanno dovuto abbandonare la propria abitazione ieri in via Giuseppe Orsi a Napoli, dove l'intero stabile di 7 piani è stato sgomberato dalle autorità per un cedimento strutturale. Si tratta di un fabbricato che si trova al civico 18, quasi al centro della strada che collega Piazza Medaglie d'Oro a via Giacinto Gigante. Ancora oggi sono in corso gli accertamenti e le verifiche da parte dei vigili del fuoco e i residenti e commercianti sono ancora fuori casa. La sensazione, diciamo, è quella, un senso di spaesamento ovviamente, perché poi ecco, sono, come dire, notizie che abbiamo sempre sentito sui media, sui giornali, in televisione, ecco, poi diciamo, nel momento in cui uno si trova immerso nella situazione, ecco, cioè, si avverte questo senso di spaesamento. La solidarietà va alle famiglie che sono state sgomberate, quindi si troveranno in un disagio che per noi esercenti è soltanto economico, per loro è proprio sociale, di vita. Dovranno analizzare, dovranno fare le verifiche del caso e quindi comunque non hanno appunto dato conferma su tempi per la risoluzione. Ecco. Non hanno dato tempi, ci hanno mandato solo fuori da casa. Sono 40 anni che ci stanno, soprattutto ci sono questi appartamenti abusivi, li stanno togliendo un pezzo ogni 4 anni di amianto e hanno scoperchiato. Piove e l'acqua è diventata una piscina.